Uè, oggi rispondo agli haters, perché sì, perché non ho tempo di fare un video scritto bene, quindi cosa c'è di meglio se non monetizzare un po' sugli haters? Almeno servono a qualcosa. Cominciamo dal video 10 bufale sul fascismo, uno dei video andati meglio, forse uno, se non il migliore, uno dei migliori tre, ma a qualcuno non è piaciuto. Di sicuro non è piaciuto a lui, che ci commenta: perché secondo te ora si starebbe meglio che durante il fascismo? Sì, direi di sì. Miglior condizione economica media, pace, libertà, sì, direi di sì. Vedo che hai una certa fissazione. Fissazione. Un video ci ho fatto. Di solito questi accanimenti sono dovuti al complesso di inferiorità. No, te lo sei inventato tu questo. In quanto lui è nella storia, tu invece non ci entrerai mai. E quindi mi sa che ha vinto ancora lui, visto che siamo ancora qui a parlarne. Beh, se per finire nella storia devo portare al collasso la mia nazione e finire appeso come un prosciutto a 60 anni, ci rinuncio volentieri. Comunque non piangere, dai, continua pure a fare video per gli altri compari senza futuro, che tra l'altro non è altro che il risultato di ciò che è stato seminato. Purtroppo non c'è l'emoji con lo sbadiglio, ma ci sarebbe stata a pennello. Beh, in realtà c'è, è questa qui. Però capisco che per uno così sia difficile arrivare alla terza fila di emoji prima di commentare. Un saluto ai compari senza futuro, non piangete, lui vi conosce personalmente uno per uno e sa della vostra tragica situazione, non provate a negarlo. Il 25 aprile non può ancora essere festeggiato perché l'Italia non è stata mai completamente liberata. Purtroppo, infatti, dopo i fascisti arrivarono al potere quei criminali che combatterono non per liberare il paese dalle mani di Hitler, ma per consegnarlo in quelle di Stalin e i loro eredi, variamente camuffati, tengono ancora in ostaggio la nazione. Solo quando questa gentaglia sarà messa fuori dalle istituzioni, l'Italia potrà dirsi libera e festeggiare. Beh sì, mi pare lampante, gli eredi di Stalin sono talmente bravi da essere riusciti a prendere il controllo dell'Italia senza essere mai saliti al potere. Comunque è innegabile, ora infatti siamo a fianco della Russia nella guerra contro l'Ucraina. O no? Ma vai a cacare, demente tu e quel celebro leso di Gross. Madonna, ma almeno gli insulti che usate, ma li imparate a scrivere almeno quelli? Si scrive cerebroleso con la R. Hai finito di rompere i coglioni? Dove vuoi arrivare? Fai tutti i servizi che vuoi, ma non prendere in giro per favore. Prima di parlare del duce, sciacquati la bocca. Alla fine cosa vuoi? Tutto ciò che stai dicendo lo sappiamo da decenni. Adesso vattene a fanculo. Grazie. Credo abbia due entità che stanno combattendo tipo Smigol e Gollum internamente al suo corpo. C'è una parte di lui che vorrebbe lasciarmi libero di fare quello che voglio, mentre l'altra vorrebbe uccidermi. Credo abbia un busto del duce al collo che lo sta lentamente consumando. Nessuna devozione al fascismo, ma lucido apprezzamento per il migliore, o meno peggio, governo della storia italiana. Effettivamente è stata una gran mossa distruggere il paese e destinare alla morte centinaia di migliaia di italiani. Gentiloni, prendi esempio. Gentiloni per dirne una a caso, eh? Salutiamo Gentiloni che sicuramente ci segue sempre. Non era tutto fake. Link a qualcosa che ha fatto lui. Ma lo so anch'io che non era tutto fake. Se i fascisti sono stati al governo 20 anni, qualcosa di buono l'hanno fatto per forza. Non confondiamo un video di fact-checking con un'apologia di una qualche ideologia. Sono due cose diverse. La solita buffonata. Peccato. Mi aspettavo di trovare elementi seri di critica con fonti serie, invece della fonte Trust Me Bro. Sono in descrizione le fonti. Ci sono letteralmente 10 righe di link da cliccare. Cosa devo fare? Affittare dei cartelloni lungo la tangenziale? Parliamo invece del ministro Speranza, che non è assolutamente fascista. Cambiamo video e trasferiamoci tra i Provita, per il video L'imbarazzante manifestazione per la vita, della serie L'infiltrato. Che commenti idioti, ma questo tizio riesce a fare un discorso che abbia un capo e una coda, oppure si sente appagato dal politicamente corretto? Chi crede di far ridere? Va bene che ci sono tanti soldatini allineati e ubbidienti, ma c'è anche chi non ha buttato il cervello all'ammasso. Criticare un video dicendo che non ha né capo né coda con un commento che non ha né capo né coda credo sia un bel inception. Comunque, a parte gli scherzi, lo scopo di un documentario è quello di parlare, di mostrare, di documentare un qualche fenomeno, un qualche argomento. Ecco, i miei video sono un po' come dei documentari. Lo scopo è semplicemente quello di far vedere, di informare su un determinato fenomeno o avvenimento. In questo preciso caso, poi, il montaggio era anche volutamente un po' casinista perché volevo far vedere come i commenti fossero confusionari e non correlati uno con l'altro. Quindi non è colpa mia, è che mi disegnano così. Tutto bello, ma strappare figli alle madri disperate per quattro soldi anche no. Mi rifiuto di pensare che non sia aberrante.
Allora, piccolissimo punto, nel video non parlo minimamente di utero in affitto, parlo di aborto, al massimo di omofobia e qualcos'altro di correlato. Comunque, in questo preciso caso il problema non è il fenomeno, è la gestione che se ne fa. Voglio dire, facciamo l'esempio della legalizzazione delle droghe leggere. Magari qualcuno può essere a favore, qualcuno può essere contro, credo che nessuno sia a favore dello spaccio da parte delle mafie, nel senso, quindi... Sì, sono d'accordo con te, ma è un po' un commento che lascia il tempo che trova. Io non sono un ultracattolico, Io dico che la vita inizia dal concepimento e l'aborto è un omicidio a tutti gli effetti, meno che in certi casi, tipo stupro, malattie gravissime, ma gravissime, come l'eutanasia, la pena di morte. Poi, se due omosessuali si vogliono sposare in comune o venga dato loro il permesso, facciano pure. Ecco, qua ci sono due problemi. Il primo è la definizione di vita. Non sta a te, come non sta a me, definire cos'è la vita. Non sta a noi decidere quando un ammasso di cellule raggiunge una qualità tale da essere definita vita. Ma visto che poi la discussione si sposta sul piano etico e si parla di omicidio, beh, sarebbe un omicidio anche l'aborto di un feto generato da uno stupro. Non è che perché viene generato in un modo non simpatico allora vale meno quella vita. E parlando di malattie, a chi spetta il diritto di decidere quando una malattia è abbastanza grave da essere giudicata come abortibile? Cioè l'etica è una cosa soggettiva che deriva dalla cultura ed è personale. L'unica cosa imbarazzante era il tuo video e tu di conseguenza. Ok, passiamo a un'altra serie, passiamo a una puntata di Statistic Hazzi e parliamo di Italia versus carne coltivata. Per conto mio potete mangiare quello che volete, ma statemi molto lontano in ristorante, soprattutto con cavallette e altre minchiate varie. Cosa c'entrano gli insetti con la carne coltivata? Comunque va bene, istituiremo un regime di apartheid intra-ristoranti, costringeremo chiunque voglia provare il novel food a mangiare sotto i condizionatori d'inverno e di fronte ai cessi ove possibile. Ragionamento corretto, potresti fare un video simile sui vaccini mRNA e su chi ha finanziato gli studi? No. Mentre rispondevo ai commenti mi è venuta un'idea. Anziché continuare con i commenti su YouTube, che tanto sono lì, li potete leggere e ci ho anche già risposto, andiamo su TikTok, perché io ho anche un canale TikTok, perché sono giovane. Lo trovate linkato in descrizione, come tutti gli altri miei canali social tipo Instagram e Telegram. Seguitemi subito e iscrivetevi al canale! Quindi, visto che ho parlato di carne coltivata anche su TikTok, vediamo i commenti lì. Questa tecnologia è nata per lucro e per spostare profitto nelle tasche di Big Pharma. E notizie false le spargerai tu. Pappagallo. Beh sì, probabilmente è vero, come ogni cosa del resto. Pure tipo il pane integrale. Ma smettiamo di demonizzare i soldi? No, la conosciamo, è coltivata in bioreattore, poi composta in 3D previa coltura. Perché non mi fai un figlio in questo modo? Paura? Non sono ancora pronto all'idea di dover divorare i miei figli. Tra l'altro sulla produzione di massa e non hanno idea dello schifo totale che uscirà da quei laboratori. È vero che non hanno idea, nessuno lo ha. La differenza è che io non giudico in anticipo ciò che può succedere. Sto lì e guardo. Anche moto molto molto voglio e... Te la potrai mangiare la carne accelerata e diventare così ancora più scemo? Ripeto, almeno gli insulti. Vi prego, almeno gli insulti, impegnatevi almeno su quello. Concludiamo con un filone di commenti sempre su TikTok a tema complottisti delle scie chimiche. Mentre autorizzazioni a esperimenti di geoingegneria ne hai trovate? No? Non li hai trovati? Beh sì, ne saranno stati fatti tantissimi come in ogni altro ambito. Bisogna capire che ogni complotto ha un fondo di verità, ma non basta che una cosa sia possibile affinché sia vera. Bisogna domandarsi quanto un determinato fenomeno, un determinato complotto sia plausibile. Quali sono le cause? Quali sono gli interessi che ci sono dietro, le tecnologie? Ma un determinato complotto è probabile o meno? Capito? C'è una differenza, non basta che una cosa sia possibile affinché sia vera. So che è triste, però è così. Non hai idee tue, aspetti istruzioni e senza ragionare obbedisci e ti attivi. Se ci pensi, agisci solo su cose che ti mettono davanti agli occhi. Quante cose ancora non sai di voler fare? Molte, ma è perché non ti hanno ancora dato il comando. In questo momento ho voglia di gelato. Ho sempre voglia di gelato. Ma poi lo sai che aerei inquinano espellendo gas irrespirabili dai reattori? Figa, è arrivato Pipsqueak. Hai mai visto tratte degli aerei che si incrociano a reticolo? Complottista? È un po' difficile fare le rotonde nel cielo.
Ti posso garantire che i giorni non sono tutti uguali. Le foto del cielo sono alternate. Le ho fatte di persona. Trovo strana l'alternanza. Tu no? E anche grazie alle mie due lauree. Scienziato, ingegnere, biologo, dottore. Ti manca solo il papato e siamo a posto. Gross. Sì, grosse cazzate. Questo mi dà abbastanza fastidio come commento, perché io sono sempre stato contro i tuttologi. Vabbè che lui parlerà un po' a Vammer perché si sarà visto un paio di shorts, però... Comunque, il mio lavoro su YouTube è molto più simile a quello di un giornalista che non di uno scienziato, di uno specialista. Io mi limito a raccogliere sondaggi, statistiche, commenti e li rendo commestibili. Ma io non mi sono mai sognato di entrare nel dettaglio di qualcosa che non conosco. Ad esempio, in questo caso, non ho mai parlato di come funziona il motore di un aereo o di come si formano le scie di condensazione. È una cosa a cui tengo particolarmente. Nel senso, io mi limito a commentare le assurdità logiche che girano attorno ai complotti, ma non mi sogno minimamente di dare un giudizio su come funzioni un vaccino. Ma almeno ti fai pagare per dire certe stronzate? Monetizzo i video. Poco, perché la maggior parte delle volte vengo scambiato per un complottista, ma... E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, vi do appuntamento la prossima settimana con un video un po' più fatto bene, più strutturato, più serio, con più contenuti, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!